La Regione Toscana è pronta a impiegare i contributi in arrivo dal piano di aiuti post-Covid dell'Unione Europea Recovery Fund. I fondi serviranno per il rilancio economico e occupazionale del territorio. La Regione ha deciso di investire in due servizi pubblici locali, quello sulla gestione dei rifiuti e quello sul servizio idrico. Sono stati firmati due protocolli d'intesa con CISPEL Toscana, Ato Rifiuti, Autorità Idrica Toscana, ANCI, rappresentanze sindacali e dei consumatori. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il protocollo prevede interventi per 467 milioni di euro, per il servizio idrico 868. L'obiettivo è andare verso modelli sostenibili attuando l'economia circolare. Adesso immaginiamo una fase di ripresa, di prospettiva, e poiché arriveranno e sappiamo che saranno molte le risorse messe a disposizione, vogliamo mettere in campo un pacchetto di proposte che non siano il libro dei sogni, ma che siano progettualità di fatto prossime alla cantierabilità, sulle quali drenare appunto queste fonti di finanziamento per modernizzare sicuramente il nostro sistema infrastrutturale su servizi pubblici locali da un lato, ma dall'altro anche in funzione anticiclica portare risorse e lavoro per le nostre terre. Quindi credo davvero che questo sia il modo giusto, l'approccio giusto con cui la Toscana scommette sulla fase post-pandemica di una ripresa, e lo fa partendo dagli investimenti pubblici e dai servizi pubblici locali. La strategia messa a punto nei tavoli dedicati all'emergenza Covid prevede una serie di interventi realizzabili nel medio termine e che riguardano gli impianti, sia quelli relativi alla gestione dei rifiuti che quelli sul servizio idrico. Sono due protocolli che contengono progetti concreti, che cubano circa 700 milioni di euro immediatamente cantierabili e che hanno ricadute occupazionali e anche ambientali di notevole rilievo qui in Toscana. Quindi parliamo di, per quanto riguarda l'idrico, di invasi, parliamo di condutture, parliamo di dissalatori che hanno bisogno dell'ultimo step per in qualche modo chiudere il loro percorso, come parliamo di impiantistica nel settore dei rifiuti, che resta il nodo in qualche modo che dobbiamo colmare per essere pronti.